tutti ragazzi, io sono Kendall e quest'oggi mi trovo all'interno di Coral MC, il server italiano dove io ho i poteri nelle Bedwars. E così vi ho chiesto nei commenti di consigliarmi degli scherzi da fare ai giocatori. Quindi mi raccomando, lascia un mi piace e iscriviti se non lo hai ancora fatto. E adesso andiamo a trollare qualcuno. Vedete questa mappa? Tra non molto non esisterà più. Andiamo subito in creative, poi invisibili. E il primo scherzo da fare è proprio quello di cancellare interamente il centro della mappa. Proviamoci, non è detto che io ci riesca. Quindi prendiamo la parte più alta, facciamo slash fill e cancelliamo fino a qua. Boom. Beh, mica male. Cancelliamo un altro pezzo. Copia e incolla anche queste. E direi che buona parte del centro è stata cancellata. Ma non abbiamo ancora finito. Guardate qua quanto ne resta. Addio. Non vedo l'ora di vedere la reazione dei giocatori. Il bianco è appena morto. Perché non si era accorto che qua manca un intero chunk? Ma come fai a non vederlo? Poi tra l'altro nessuno sta scrivendo niente in chat. Come se fosse tutto normale. Oh no, povero Kendall. Addio Kendall. Addio. Mi aveva pure sgamato, però è final kill. Ok, manca l'ultimo pezzettone. E tu esattamente dove stai andando? Non c'è un centro. Ma che fa? Si butta. Ma la gente è pazza. È arrivato il momento di eliminare questi alberi. Infatti non deve rimanere proprio niente del centro. È bellissimo. Ehi, aspetta, ci sono troppi isolotti ancora. Questo isolotto va cancellato. Ma cosa succede? Dice Super Tom. Super Tom, sei fortunato. Sei finito in un mio video, ecco cosa succede. E cancelliamo anche quest'ultimo pezzettino. Voilà. Non pensavo fosse possibile distruggere tutto il centro. No vabbè, c'è un inglese, ha scritto where map. Non capirà mai che è un troll. Cancella, cancella, cancella. Il bello è che in tutto ciò ancora nessuno ha provato a rompere il mio letto. Dove vai tu? Dove vai? Tra non molto quest'isola non ci sarà più. Ma perché ti ostini? Basta. E dopo più di 10 minuti il centro delle Bedwars è stato ufficialmente rimosso. Ci sono soltanto i ponti. No! Ma come vittoria? Vabbè. Passiamo al prossimo scherzo. Questa volta infatti mi avete chiesto di dare degli effetti a caso ai giocatori. Vediamo da chi possiamo iniziare. Allora, chi c'è qua? Effect, Cirui, gli diamo resistenza al massimo. L'unico modo che avrà per morire sarà cadendo da un ponte. Cosa possiamo dare al bianco? Come si chiama? Antonino. Effect, Antonino, speed, alla massima velocità. Oh, oddio, oddio, si è teletrasportato da qui a lì. Antonino non ha capito cosa gli sta succedendo. Chi è lui? DST, ok. Ma che... Ridiamogli velocità, Antonino. Vai Antonino, fai attenzione. Vediamo, a lui cosa diamo? Blindness. Però al massimo. Lui al momento vede tutto lo schermo nero. Non vede altro. È totalmente ciecato. Antonino ci riprova. E Antonino si ribecca la super velocità. No, anche il rosso si è buttato perché non ci vedeva. Ok, andiamo a trollare qualcun altro. Ah, ecco il rosso. TW, ok. Effect, TW. A lui diamo instant damage per 20 secondi a 50. No, porca miseria, l'ho ucciso. Ups, ok, forse 50 era troppo. Diamogli poison. 20 secondi di poison a 2. Ecco, perfetto. È super confuso. Ma è inutile che ti pari. Non cambia nulla. Tanto non muore, vero? O sì? No, mi sa che resta a mezzo cuore. Sì, 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 è a mezzo cuore. Una pacca sulla spalla e muore adesso. Idea. Ecco, affronta il Silverfish. È il signor DS Timone che trolla. Non proprio. Come mi chiamo io? Mi chiamo Master W3. A chi possiamo dare veleno adesso? Vediamo. Al verde, GG. GG Gamer, poison. Gli diamo 20 secondi di veleno 2. Oh no, sta combattendo. Sick, allora devo darlo anche a te. Poison, 20. Stavolta lui glielo diamo di 5, così prende molto più danno. E chi c'è qua sopra? Top secret. Fermo, anche tu prendi il veleno, così siete pari. Tutti avvelenati nelle Bedwars. Tranquilli, queste partite gli verranno rimborsate. Non vi preoccupate, non le stanno perdendo. Vediamo come te la cavi contro un Silverfish. Mentre hai un cuore su un ponte. Non hai via di scappo, ragazzo. E invece no, è bravo. Scappa e come? Ok, lui si è guadagnato un effetto positivo. Quindi gli daremo un absorption al massimo infinito. Quindi al momento ha più di 1000 cuori ed è appena morto. Però, cioè, io non ci posso fare niente. Io gli avevo dato 1000 cuori. Quindi la kill chi se l'è presa? Antonino? Antonino, hai vinto i 1000 cuori di quell'altro giocatore.
Antonino è appena diventato immortale. Ed è morto pure Antonino. Perfetto. TV, ti sei riguadagnato i 1000 cuori. Oh, a qualcuno li devo pur dare. Guardalo, bello bello con 1044 cuori. Se adesso gioca in modo intelligente e evita di fare dei ponti, potrebbe potenzialmente vincere la partita. Red, hai 1000 cuori. E il rosso scrive: sono OP. Antonino, vuoi anche tu un effetto? Gli diamo di nuovo speed? No, dai, povero Antonino. Ad Antonino diamo regeneration. Antonino, regeneration al massimo del massimo e soprattutto infinita. Quindi lui adesso non perderà mai neanche un cuore. È ancora convinto che sia Di Stimone a trollare. Ma se non c'è nessuno di nome Di Stimone qua? Adesso sarà una battaglia tra uno che non può letteralmente morire e un altro che ha più di 1000 cuori. Dove stai andando? Perché ti fai i ponti e ti complichi la vita? Vuoi che ti buttino giù? Ma mi hanno appena rotto il letto. Ma che ti ho fatto io? Ma perché? Ma c'era bisogno. Dov'è? Chi è che me l'ha rotto? Il celeste, guardalo, maledetto. Non mi rompere il letto mai più, ok? Mai più. Mai più. Oh, si inseguono. Ricordatevi che Antonino non può morire. Ha la rigenerazione fissa. Sarà bello sto combattimento. Guarda, guarda, guarda. La sua rigenerazione non gli permette di perdere vita. E quell'altro invece c'ha 1000 cuori. Cosa fai, Ponti? Ma sei pazzo? Ma che senso ha fare un ponte e rischiare di farsi buttare? Hai vita infinita anche tu. Direi proprio di sì. Antonino, ti sei appena guadagnato la resistenza al massimo. CHRU scrive: a me odia l'helper. No, tranquillo, adesso ti rendo super OP. Sei pronto? Sei pronto? Allora gli diamo strength al massimo, absorption al massimo, così avrà 1000 cuori. E adesso ucciderà Antonino con un colpo, tecnicamente. No, non ci credo, anche con forza al massimo non lo uccide perché lui ha resistenza al massimo. Sono entrambi immortali, ma Antonino è caduto nel vuoto ed è morto. Ok, lui è diventato veramente immortale. Non solo c'ha 1000 cuori, ma c'ha anche la forza al massimo. Gli dicono: hai 1000 cuori, e lui: non è vero. Ma come non è vero? Scappa, TV Secret, scappa. Buttalo nel void. Oddio. L'ha shottato. Ok, ti sei divertito abbastanza. Adesso gli diamo speed al massimo e vediamo dove finisce. Vai, prova a muoverti. Prova a muoverti. Ti consiglio di muoverti shiftato comunque. Oddio. Beh, sono felice che almeno si fanno tutti una risata. Diamo ad Antonino blindness. Per 20 secondi adesso è diventato totalmente cieco. Per farvi capire, questo è quello che vede lui. Questo. Ovvero, niente. Oh, parte un altro scontro? Antonino e TV Secret stavolta entrambi non avevano i poteri. E ha vinto il rosso. Stavolta io non c'entro nulla, Diamogli nausea. Per 30 secondi al massimo. Adesso avrà tutta la visuale dello schermo che si muove. E non capirà nulla. Ha scritto no! Che io sbocco veramente. Poverino. E se gli dessimo slowness? Vediamo. Gli ho dato lentezza a 20. No, mi sa che non si può muovere. Mi sa che è bloccato in questo blocco. Beh, che dire, signori. No. Si può muovere soltanto saltando. Però non può camminare. Ok, togliamogli l'effetto così si può rimuovere normalmente. E andiamo da Antonino. Dov'è Antonino? Eccolo. È arrivato il momento di dare ad Antonino un po' di lentezza. Per 50 secondi al massimo. Adesso è... è bloccato qua, non si può più muovere. Per 50 secondi dovrà stare fermo qua. Si può muovere soltanto saltando. Ma che faccia hai? Toh, combatti contro i silverfish mentre sei bloccato. Adesso è una sfida tra il bianco, ovvero Antonino, e il rosso. Ho un'idea. Diamo il massimo della vita a tutti. Quindi lo stesso identico effetto lo diamo anche a Antonino. Oddio, stanno già per combattere. Oh! Non hanno fatto in tempo a rigenerare i cuori perché non mi hanno dato tempo. Oh mio Dio, sono dei pazzi scatenati questi due. È il momento di decretare un vincitore. Diamo resistenza al massimo a tutti. Il che significa che adesso l'unico modo che hanno per uccidersi è buttandosi giù dai ponti. TP all colui che osserva. Combattete qua. No, 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 ma che fai? Pazzo! Ma perché? Ma perché l'ha fatto? Devo ridargli resistenza. Voglio che sia un combattimento alla pari. Vai Antonino. Credo sia arrivato il momento di distruggere i letti di tutti. Uno e due. Adesso ci sarà l'ultimo combattimento tra Antonino e il rosso, che si è appena accorto che Di Stimone non è quello che lo sta trollando, infatti. Ok, li lascio equipaggiare e dopodiché li teletrasporto entrambi al centro. Chi avrà i riflessi più pronti riuscirà a fare la kill. 3, 2, 1...
ancora. Buon combattimento, ragazzi. Oh, Antonino gliele dà di santa ragione. Come vedete non perdono entrambi vita perché hanno resistenza al massimo. L'unico modo che hanno per battersi è buttandosi giù da un ponte. Cadendo nel void potranno perdere. Antonino al momento è veramente nell'angolo. Oh mio Dio, si stava per salvare. Wow! Come ha fatto a posizionare tutti quei blocchi? E il vincitore è TV Secret. È arrivato il momento di farmi vedere. Ciao. Sono stato io l'artefice di tutto ciò. Ma... E adesso ovviamente, ragazzi, gli dobbiamo regalare la vittoria. Ciao. Addio. GG! Il prossimo scherzo da fare è bellissimo. Infatti dovete sapere che su Minecraft esiste un comando che ti permette di cancellare tutto l'inventario. Tale comando è slash clear. Come vedete mi ha tolto i pochi oggetti che avevo. E se dovessimo usare questo comando nelle Bed Wars contro tutti? Clear all. Boom! Adesso nessuno ha più l'inventario. Guardate, sono tutti senza armatura. Bellissimo! Non ci credo, ragazzi, non ho mai visto una roba del genere. Non hanno neanche la spada. Non hanno niente. E la cosa divertente è che io da un momento all'altro posso rifarlo e togliergli tutti i progressi che avevano fatto. Lui adesso non ha più i blocchi in mano. Questo è proprio malefico come scherzo. Però al momento non si sta lamentando nessuno. Com'è possibile? Ah, lui è appena uscito dal gioco. E vabbè. Sarà forse un bug? Gabriele? Vuoi rompere il tuo stesso letto? Ti aiuto io. Complimenti, l'hai distrutto. Ah, lui vuole rompere anche la pietra. Vai, qualsiasi cosa tocchi, te la faccio rompere. Jacob intanto si è appena svegliato e scrive: ma io non ho l'armor. Nessuno, Jacob, nessuno. No, 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 ma che cavolo fai? Boh, a me scompaiono le cose dall'inventario. E neanche la spada in legno. Guarda che bellini. Vai, togliamo anche la lana. Niente più lana. Come si gioca senza inventario nelle Bed Wars? Vi sono scomparsi i blocchi. Vi avevo avvertiti. Mamma mia, Giulia, sembra una minaccia però. Mauro intanto si è fatto una spada. Dove vai, Mauro? Ti vedo un po' confuso. Oh, ma Mauro non prende knockback? Ah sì, stava solo laggando. Beh, comunque nessuno si sta dando una mossa. Sono tutti quanti camperati in casa. Rendiamo le cose un po' più divertenti. Adesso tolgo il letto a tutti. Giulia scrive, secondo me è Kendall. No. Ok, mancano giusto gli ultimi due letti. Ah, questo non ce l'aveva neanche. Questo nemmeno. E addio anche a questo. Bene, nessuno adesso ha più il letto. Rifacciamo il comando clear. Via. Adesso sono tutti quanti senza letto. E soprattutto a pugni. Senza l'inventario. Teletrasportiamoli tutti qua. E adesso si dovranno picchiare a pugni se vogliono vincere. No vabbè, cioè sono tutti amichevoli. Ma che? Ragazzi, stiamo giocando alle Bed Wars. Non è una vanilla questa. Ok, ecco, infatti si stanno iniziando a picchiare. Io non ho mai visto una Bed Wars così, raga. Non si muovono. Non gliene frega niente. Dai, picchiatevi. Ma ragazzi, cos'è una riunione di condominio? Ma scusate, siete nelle Bed Wars. Fate qualcosa. Vediamo se do i poteri a lui, secondo voi, li tradisce? Adesso do forza al massimo a Jacob. Vediamo se adesso che ha forza al massimo prova a tradirli per vincere la partita. Potrebbe uccidere chiunque con un pugno. Ma sarà in grado di farlo? La risposta mi sa che è no, ragazzi. Cioè, sono diventati tutti amici. Stanno giocando una vanilla, praticamente. Volete iniziare a costruire qualcosa? Toh, vi serve della legna? Volete fare una casetta? Prego. No, vi do anche i diamanti, se volete. Via. Ecco qua. Giulia è stato ucciso da Jacob! È partito il tradimento. Anche se credo che sia stato involontario. Ma che sta succedendo? Combattete! Fatti vedere. No! L'ho ucciso! Vabbè, e adesso, visto che sei rimasto l'ultimo in vita, dovrò rivelarmi a te. Togliamo il disguise, togliamo la troll vanish. Ciao Jacob, hai vinto la partita. Screen, vabbè, certo, te pareva. Questa Bed Wars è stata molto strana, ragazzi. Mi aspettavo una reazione un pochettino più... boh, esagerata. Invece erano tutti tranquilli. Addio Jacob, hai vinto. GG. Ah no, io c'ho ancora il letto. Me l'ero dimenticato. Mannaggia, come fai? Aspetta. Tieni, me lo rompi, per favore. Mi puoi... grazie. Ciao. Vai, spingimi. Forza. No, 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 no! Mi butto prima io, mi butto prima io! No! Voleva regalarmi la vittoria, ma perché? Ragazzi, io spero che questo video su Coral MC vi sia piaciuto. Spero ovviamente di avervi strappato una risata. E mi raccomando, continuate a commentare con tantissimi fantastici scherzi da fare nelle prossime Bed Wars. Dal vostro Kendall è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!